tema dei controlli, no? Che è stato fatto prima. Abbiamo visto i controlli, diciamo, una volta avviata l'attività effettuata da amministrazioni di monopoli. Vediamo l'aspetto, ecco, invece prima, diciamo, sostanzialmente i controlli che vengono dati nel rilascio delle licenze. Ce ne parlerà la dottoressa Elisabetta Silvetti, che lavora a Questore Milano dal 2001 ed è dal 2011 vice dirigente divisione PAS e dirigente ufficio passaporti. Ecco, ci racconta un po' che cosa fa la Questura, quali sono le sue modalità, anche quali controlli vengono fatti per discriminare anche i soggetti che lo possono rilasciare, quindi anche l'aspetto dedicato alla presenza di minori, soprattutto perché ricordiamo che la grande diffusione di macchinette è soprattutto in locali di esercizi pubblici, perché non è necessario anche lì. Grazie. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che noi come Forze dell'Ordine operiamo su quanto ci dice il TUMS, quindi noi rilasciamo licenze per l'articolo 86 e 88 del TUMS. Questo tipo di autorizzazione viene rilasciata prima con un controllo dei requisiti soggettivi, e cioè noi dobbiamo assolutamente verificare i precedenti penali di ogni persona che richiede la licenza. Vorrei fare un piccolo inciso: la licenza non è ovviamente la concessione di Stato, la concessione di Stato viene fatta a un concessionario che incarica in un punto di rete fisso sul territorio delle persone. Quindi la licenza viene rilasciata a queste persone che hanno, poi saranno quelle che gestiranno questo punto di rete sul territorio. Quindi noi nei confronti di queste persone effettuiamo questi controlli, poiché le autorizzazioni non possono essere rilasciate a tutti. Coloro per esempio che hanno commesso dei reati non colposi con una condanna superiore a 3 anni non possono essere titolari di licenza. Coloro che hanno per esempio subito condanne per delitti contro la personalità dello Stato, oppure con violenza, con rapina, per sequestro di persone, estorsione, eccetera, anche quelli non avranno la licenza. Ovviamente quindi devono essere persone solitamente incensurate o con qualche lievissima pecca, possiamo dire così. Inoltre vengono anche stabilite delle prescrizioni dal questore all'interno della licenza, prescrizioni tipicamente di sicurezza, poiché vengono prescritti che ci siano sempre presenti un sistema allarme, delle cassaforti e una videosorveglianza interna ed esterna. Chiaramente questo è sia per la sicurezza del gestore sia per la sicurezza anche degli utenti stessi. Abbiamo una diciamo una differenziazione: le sale dedicate o sale VLT, dove ci sono appunto giochi e questi apparecchi tecnici eccetera, devono essere destinate solo ed esclusivamente a quello. I posti invece in cui si trovano le slot, quelle che vedete comunemente nei bar dove andate, quelle non sono concesse con nostra licenza, quella è un monopolio di Stato che concede la macchinetta tipica, ma la licenza ovviamente di tutt'altro tipo, cioè una licenza del bar che richiede licenza al sindaco eccetera. Quindi per noi sono molto meno controllabili e sono quelle in cui qualche volta purtroppo abbiamo anche trovato dei minori a giocare. Nelle sale VLT, devo dire la verità, non ci capita. Primo perché chiaramente non è interesse del gestore avere una sanzione molto grave. Secondo perché gli stessi minori devono essere controllati all'ingresso. Il gestore può anche richiedere un documento di identità se non è certo dell'età della persona che sta entrando e che deve giocare. Il divieto di gioco è fatto da due principali elementi in Italia: il decreto Balduzzi, che è stato un decreto sulla sanità, che però ha deciso che i minori non dovessero assolutamente entrare nelle sale dedicate al gioco, e poi anche i monopoli di Stato con un decreto legge del 2011 che hanno vietato la partecipazione, proprio perché nelle sale bisogna entrare per giocare, ma nei bar si è già all'interno, per cui uno consuma una Coca-Cola, poi si siede e gioca alla slot, e quindi è stata anche vietata la partecipazione. Deve anche essere, per quanto riguarda le sale VLT, deve essere affisso un cartello all'esterno con il divieto di ingresso ai minori, con i rischi del gioco, e lo stesso sulla slot. Su ogni singola slot ci deve essere un cartellino che noi infatti controlliamo se c'è. Ogni qualvolta non ci dovesse essere questo cartello nelle sale o nelle slot, c'è una sanzione amministrativa pecuniaria. Quindi ognuno è anche interessato, diciamo, a porre questi cartelli molto precisi. Il decreto Balduzzi ha anche
dato il via, diciamo, senza volere ovviamente, a quello che è stato un po' anche quello che ha detto adesso il senatore che è andato via, il fatto che c'è una sovrapposizione tra regione, comune, eccetera. Perché nel decreto Balduzzi sono state introdotte per la prima volta delle distanze da alcuni luoghi, come ad esempio da istituti scolastici, come ad esempio da luoghi di culto. Allora, che cosa è successo? A questo articolo del decreto Balduzzi si sono poi riallacciate la legge regionale della Lombardia del 2013 e diverse anche successive ordinanze sindacali. La legge regionale ha anche ampliato quello che era previsto dal decreto Balduzzi, perché ha rivisto un po' dicendo sì, devono essere lontani almeno 500 metri le sale giochi che dovranno essere aperte, che verranno aperte, per cui viene richiesta la licenza, ma devono essere lontane anche da oratori, anche da luoghi di aggregazione giovanile, da impianti sportivi, quindi capite che diventa molto ampia la richiesta, e anche il divieto diventa piuttosto ampio, perché un luogo di aggregazione giovanile qualsiasi, non è definito dove, come e quale, e quindi chiaramente diventa anche complesso poi riuscire effettivamente a individuare un luogo che abbia tutte queste caratteristiche. A questo si è allacciata poi di più l'ordinanza sindacale per quanto riguarda gli orari a Milano. Ad esempio, a Milano con l'ordinanza sindacale è stato deciso che tutte le macchinette debbano essere spente tranne negli orari in cui possono essere utilizzate, cioè dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 23, sia le slot sia le sale bolletti. Quindi in questi orari possono essere utilizzate da coloro che ne hanno la possibilità, quindi maggiori di anni 18. Al di là di questi orari c'è un'altra sanzione pecuniaria che viene sempre applicata in carico al gestore. E vorrei fare soltanto un accenno per quanto riguarda i CTD, che diceva prima anche il dottore, centri di trasmissione dati. Allora, questi praticamente vengono comunemente chiamati allibratori esteri, perché sono coloro che per conto di concessionari esteri che però non sono stati autorizzati dai monopoli di Stato raccolgono le scommesse e quindi fanno fondamentalmente come un punto di raccolta scommesse senza però avere alcun controllo, perché ovviamente non abbiamo controllo sui loro terminali, sulle loro macchine, neanche sul flusso di quantità di denaro che entra ed esce, perché ovviamente non abbiamo questa possibilità non essendo collegati al sistema nazionale. Allora, in questo cosa c'è stato fatto? La legge di stabilità del 2015 ha previsto una sanatoria, se vogliamo chiamarla così, per cercare di far rientrare tutti questi centri di trasmissione dei dati in un alveo più di legalità e di controllo soprattutto. A questa sanatoria hanno aderito due grosse società, che sono la SKS e la Voltbet, che effettivamente si sono regolarizzate con tutti i loro punti sul territorio. Previsto come? Previsto con un pagamento pecuniario di due tranche da 30.000 euro più un disciplinare, che sostituisce poi il contratto che fanno con voi, un disciplinare in cui loro si impegnano anche a rispettare tutta la normativa ovviamente prevista in Italia. E nella normativa prevista in Italia bisogna dire che tutti i centri di scommesse non possono fare accettare scommesse superiori, con vincite superiori a 10.000 euro, questo proprio per controllare almeno in parte il flusso di denaro e anche evitare che qualcuno possa veramente giocarsi la casa con una singola scommessa, insomma, per evitare questo tipo di attività. E qui per esempio, se noi troviamo una scommessa superiore, una vincita superiore a 10.000 euro, abbiamo la possibilità di fare una sanzione pecuniaria veramente pesante, da 50.000 a 100.000 euro per ogni gestore. I controlli vengono svolti, devo dire, quasi quotidianamente. Noi abbiamo fatto anche un vademecum per le volanti di polizia, cioè per tutte quelle macchine che voi trovate in giro per la città, il bel disco 113 eccetera, che sono sincera, lo dico ogni giorno, ma quasi ogni giorno sanzionano o qualche proprietario di barche alle slot, oppure il controllo alle VLT eccetera. I controlli sono piuttosto capillari. È vero anche che comunque sono veramente molti i punti in cui si gioca. Noi come licenze ci aggiriamo più o meno tra Milano e provincia intorno alle 300 licenze, più o meno, un dato un po' grossolano, non è proprio preciso, ma comunque siamo intorno a questo dato. Io avrei finito.